Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale. Fa molto caldo, un caldo che sta diventando insopportabile, ma ieri ha fatto molto caldo anche per l'udienza che c'è stata per il caso di Alice Neri, dove sapete l'unico imputato è Mohamed Galul. E è stata un'udienza di una certa importanza, perché sono emerse indubbiamente delle stranezze, delle lacune. Comunque andiamo ad analizzare. Allora, in questa udienza si è ascoltata innanzitutto un'amica di Alice, Marika Moggi. Che cosa ha dichiarato? Ha dichiarato in relazione al cosiddetto terzo uomo, perché poi qua di tutto si parla, ma sembra che nello specifico non sia il processo al Galul, ma a tutto quello che c'era intorno a questa ragazza. E in relazione a questo terzo uomo dice: no, io so che erano amici, ma a lei non era stato confidato di rapporti di tipo fisico, e però poi a novembre lei le aveva confidato che voleva interrompere questo rapporto perché lui era diventato troppo pesante. Quindi non si capisce se insomma erano solo amici, poi per quale motivo si va a interrompere un'amicizia. Certamente non erano poesie quelle che si scrivevano. E certamente gli amici poco probabilmente si vedono alle 5 del mattino. Comunque è emersa che c'era la volontà di Alice di interrompere questo rapporto che definiva pesante, insomma. Poi c'è stato il luogotenente dei carabinieri che fra le altre cose, insomma, in relazione alle famose tute prima sequestrate e poi restituite, beh, certamente qui c'è stato un po' di polemica, perché queste tute si dice apparentemente non avevano dei grossi segni, poi alla fine le abbiamo restituite all'azienda che, come sappiamo, le ha poi distrutte, e si dice non abbiamo ritenuto, anche perché c'era già, insomma, quell'indagato che equivale a dire c'era già un colpevole, e ciò, insomma, ha fatto scaturire certamente un po' di polemica, perché è ovvio che il colpevole lo decide poi alla fine una corte d'assise, non è che si dice in questo modo. Però poi ognuno vede dal proprio punto di vista. C'è stata una dichiarazione, leggo un po' sulle varie agenzie, dell'avvocato Zaccaria, che dice: comunque nell'udienza è emersa la prova che lei non era incinta in quei giorni, esibendo delle foto che dimostravano questa circostanza qua. Una cosa, non penso che sia stata una cosa di buon gusto questo, però diciamo nemmeno poi alla fine è così importante, credo io, perché si era detto, ricordo che si era anche ipotizzata questa cosa qui, ma ciò non significa che un rapporto, se esisteva un certo tipo di rapporto, magari insistente o malato, insomma, ci dovesse essere questo presupposto di essere incinta. Penso che sia una circostanza neutra, tutto sommato, che non c'entra con questa brutta storia. E poi l'avvocato Zaccaria parla anche, ho sentito, di nuovo di questa DNA su un mozzicone di sigaretta trovata lì sulla scena del crimine, che ovviamente può essere effettivamente molto importante, ma può anche non essere, perché il problema è che quel DNA è un DNA di tipo misto, che può anche derivare da una contaminazione salivare dovuta alle ore precedenti. Quindi
Insomma, può essere, non può essere. Poi secondo me si vedrà alle prossime udienze quando entreremo finalmente ancora di più nel merito della questione con queste immagini delle telecamere che si dice, secondo indiscrezioni, che riprenderebbero Alice alla guida dell'autovettura dopo le 5:15. Questa è una cosa che ovviamente ancora bisogna vedere. Poi, tante cose, vedete, sulla scena del crimine non furono repertate all'epoca perché non si faceva nemmeno l'ipotesi che ci potesse essere stata una vera e propria scena del crimine con accoltellamento. Quindi, questo è venuto fuori dopo perché la dottoressa Cattani ha potuto ricostruire un po' la dinamica, quindi anche quella spallina del reggiseno è stata così trovata successivamente. Comunque penso che si debba fare un doveroso applauso alla grande attività della Corte d'Assise che, anche se sono cose che vanno a rilento, però vuole capire, ecco, la Corte d'Assise molto attento e vuole capire, vuole vagliare tutto proprio al fine di cercare la verità. Ecco la verità, quindi dovrebbe essere una convinzione comune. Quindi gli elementi dell'udienza di oggi lasciano comunque interdetti, perché si è evinto che questa scena del crimine poi è stata lasciata un po' a disposizione di tutti, senza verificare tanti aspetti. E quindi sono altri dubbi che si aggiungono ai dubbi e che quindi fanno aumentare le perplessità, vedete? Il rispetto, diciamo, di un certo protocollo, quando c'è un omicidio, lì era un omicidio in piena regola, un corpo carbonizzato in un'auto, a mio avviso, richiedeva che la scena del crimine fosse proprio controllata e cristallizzata, ecco, in un modo veramente, come dire, veramente meticoloso, ecco. Forse questa sarebbe stata la cosa giusta da fare. Era un'area del crimine. Invece ricordo dalle foto viste all'epoca, anche da qualche video che ha girato, che lì si vedeva da subito, da quella sera, si vedeva un esercito di giornalisti, di fotografi, insieme alle forze dell'ordine, sembrava quasi il set di un film, un set di un film con tante comparse, qualcosa veramente che credo abbia nuociuto, ecco, all'indagine. C'erano, ricordo, delle immagini di, sì, carabinieri vestiti in bianco con i calzati, ma anche di tanta, tanta altra gente a pochissima distanza. E quindi non era solo da attenzionare in quel momento l'autovettura con il cadavere dentro, ma bisognava circoscrivere e impedire a chiunque di avvicinarsi anche a tutta l'area, cioè tutto il terreno circostante, almeno per un centinaio di metri circa, perché non si poteva essere sicuri che il crimine magari si fosse svolto all'interno della macchina, si poteva essere svolto anche all'esterno della macchina, come poi in effetti sembra più che probabile, visto che è stato trovato, diciamo, la spallina del reggiseno a 10-12 metri dall'autovettura. Quindi è una scena del crimine che poi molto probabilmente si è svolta fuori. Io da quelle immagini ho visto che a un certo punto viene posto questo nastro rosso e bianco fra gli alberi.
Però troppo poco. Poi questo nastro rimane lì come un feticcio, perché doveva e poteva essere, a mio modo di vedere, una zona off limits che poi doveva anche essere sorvegliata, video sorvegliata, perché voi immaginate che se ci fosse stato qualcuno in malafede che magari poteva tornare lì la notte, il giorno dopo, i giorni successivi, a mettere o togliere, perché lì è una scena, una specie di notte, ma nemmeno una luce, niente, niente assolutamente, e quindi qualcuno in malafede poteva mettere o poteva togliere qualsiasi cosa da quella scena. Quindi è una cosa incredibile, perché poi si vede che quella notte stessa, alla sola luce delle fotoelettriche, la carcassa dell'auto viene portata via e sul terreno lì rimangono centinaia di pezzi grandi e piccoli dell'auto, rimangono lì. E quindi mi chiedo se sarebbe stato più opportuno fare questa operazione in pieno giorno per vedere poi bene, per esaminare bene tutto ciò che rimaneva sul terreno, ma non solo come pezzi, diciamo, di autovettura o altri oggetti che potevano essere magari appartenuti all'assassino, perché no? Ma anche tracce di presenza di altre autovetture, se c'erano tracce di altri pneumatici, oppure se magari c'era solo la traccia dei pneumatici dell'auto di Alice, che poi poteva voler dire che l'assassino stava in macchina con Alice, se non c'erano altre tracce. Invece no, tutta questa gente che andava e veniva, poi queste tracce, insomma, sono andate, se c'erano, sono andate perdute. Quindi, ma anche riferite all'impronta di scarpe, vedete, se c'è stato un inseguimento, come sembra che sia avvenuto, un inseguimento, un accoltellamento, se questa scena del crimine fosse stata subito interdetta, comunque a prescindere, si potevano esaminare anche tracce addirittura di scarpe. Poi, quando lì è diventato un campo di battaglia con tanta gente, e poi l'ha lasciata così, che cosa vai a vedere più, giustamente? Quindi, poi è emerso pure che si poteva in quel momento pensare che ci fosse stata un'azione di sangue, sicuramente, no? Quando si trova un corpo in quelle condizioni, ci può essere stata un'azione violenta di sangue, quindi si poteva fare subito, immediatamente, anche uso di luminol. Di luminol anche in modo improprio, di solito il luminol si usa all'interno delle case, no? Per vedere queste tracce di sangue, ma sarebbe stato utile farlo anche lì, all'aperto, sulle piante, sulle foglie, sul terreno stesso, dove comunque fatto in tempi brevi poteva anche lì dare dei riscontri. E quindi e così si poteva anche stabilire se la morte fosse avvenuta dentro la macchina, fuori, si potevano avere tanti di quegli elementi. Purtroppo sembra che tutto ciò non sia stato fatto, soprattutto la sorveglianza dell'aria, la sorveglianza soprattutto notturna. Tante cose sono andate perdute. Allora si vedevano, ricordo pure questi giornalisti che andavano lì per le varie trasmissioni, e chi trovava un pezzo, chi ne trovava un altro, insomma, è qualcosa, insomma. Addirittura alcuni giornalisti, ricordo, qualche settimana dopo, alcune settimane dopo il delitto, trovarono quelle famose maniglie, le maniglie dell'auto, le maniglie dell'auto. E le maniglie dell'auto che poi, vabbè, le abbiamo trovate, abbiamo chiamato, poi le abbiamo portate, e alcune di queste avevano anche ancora la cromatura, un pezzo di cromatura intatto, dove teoricamente potevano esserci anche delle impronte digitali, invece niente. Quindi non sono state ritenute importanti alcuni passaggi che teoricamente lo potevano essere, quindi alcuni controlli e alcune interdizioni importanti della scena che potevano essere utili. Quindi
Per cui ecco che i dubbi aumentano, aumentano perché poi nelle prossime udienze vedremo, si parlerà, si dice anche delle immagini delle telecamere, magari anche delle immagini quelle che non ci sono, perché sembra che alcune telecamere, non, le immagini telecamere non siano state proprio acquisite. Fra le immagini acquisite ci sono questi rumors che parlano di, appunto, di immagini relative proprio all'autovettura di Alice. Vedremo se è vero o non è vero, ma beh, ci sarà molta carne al fuoco. Però, ritornando all'udienza di oggi, qualche perplessità c'è, è aumentato. Più che altro il dispiacere che a un certo punto magari si poteva raccogliere di più, si poteva fare di più e, se mi permettete, anche quello che è sempre detto in passato, anche togliere, diciamo, dei dubbi, anche se si fosse esaminato quelle tute di questo terzo uomo, che sicuramente non c'entra nulla in questa storia, per carità, perché così hanno stabilito pure le indagini. Però i dubbi vengono proprio da non aver fatto, perché quelle tute si diceva, ma c'è qua, là, e te dice, no, vabbè, non c'era niente di evidente, quindi che cosa poteva essere evidente? No, macchie di sangue, no? E cioè, comunque si dice si poteva fare, no, vabbè, ma poi allora è stato detto, non si è fatto perché c'era già un indagato e quindi è come per dire, non abbiamo ritenuto opportuno. Quindi sono dei dubbi questi qua, senza voler polemizzare, per carità, sono semplicemente dei dubbi che vanno chiariti udienza dopo udienza perché è interesse comune andare verso la verità, andare verso il colpevole, non un colpevole. Voi vedete che fino ad oggi ogni volta andiamo a parlare di dubbi perché in maniera oggettiva emergono. Poi vedremo alla prossima udienza. Sono udienze che molto piene e ne saranno tantissime, però non importa il tempo che ci potrà valere anche un altro anno e mezzo. L'importante è che si giunga alla verità e dovrebbe essere, lo ripeto, interesse di tutti, non che magari poi si fanno le contrapposizioni. Il chiarire dovrebbe essere interesse di tutti. Qua non è una guerra fra Guelfi e Ghibellini, è una guerra per dare giustizia questa donna e alla sua famiglia. Quindi per il momento grazie, condividete il video dappertutto, grazie del tanto affetto di cui mi fate sentire ogni giorno e grazie, un abbraccio a tutti quanti voi.